Si fa presto a dire Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma davvero conosciamo la sua storia e soprattutto come nei secoli è cambiata? Quando fu inaugurato come Museo Archeologico Nazionale di Napoli, pensate che già esisteva da almeno 230 anni, ma prima che cosa c'era? Quando nel 1582, per volere del viceré Pietro Chiron, duca di Ossuna, qui doveva nascere la Reale Cavallerizza, qui dovevano essere addestrati i cavalli e soprattutto dovevano addestrarsi i cavalieri a camminare in corteo. C'era un solo problema, che qui non arrivava acqua e quindi sarebbe stato difficile prendersi cura dei cavalli senza acqua. Il progetto fu presto dimenticato, ma l'architetto Giulio Cesare Fontana, circa 30 anni dopo, per fare un omaggio al padre, tal Domenico Fontana, che costruì il Palazzo Reale, ma soprattutto, senza volerlo, trovò gli scavi di Pompei, realizzerà qua invece il Palazzo degli Studi. Però presto anche gli studiosi dovettero fare armi e bagagli e andare via. Perché? Perché nel frattempo si stavano traslando tutti i beni d'antiquariato e di antichità provenienti da Ercolano e Pompei. Diventerà così Regio Museo Borbonico ed ospiterà non soltanto i beni provenienti da Pompei e Ercolano, ma anche, soprattutto, la collezione farnese. Eh sì! Beni di inestimabile valore che venivano dai palazzi di Roma, di Parma, di Piacenza. Vennero così sistemate tutte le raccolte, ammassate, insomma, accatastate. E quando fu pronto il Palazzo Reale di Capodimonte, furono portate via. Ma dal 1805 al 1815, con l'invasione dei francesi, o meglio, il famoso decennio francese, bene, una delle migliori opere che abbiamo qui conservata, l'Ercole Farnese, era già stato sistemato a terra, imballato e pronto per essere portato in Francia. Però nel 1816, in maniera trionfante, rientra Ferdinando di Borbone e a sua detta, grazie alla religione. Io direi grazie ai napoletani. E per fortuna tutte le migliori opere furono conservate. Con l'Unità d'Italia questo passerà con il nome da Regio Museo Borbonico a Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il primo più grande d'Italia e più importante per la cultura classica, quindi romana, e soprattutto il terzo per quella egizia. Vale la pena visitarlo, condividete se vi piace, vi aspettiamo a Napoli.